A novembre di quest'anno Morningstar ha esteso il proprio analyst rating anche agli exchange traded funds, cioè quella famiglia di fondi prevalentemente a gestione passiva che sono negoziati sulle borse valori. La metodologia di valutazione è la stessa usata per i comparti attivi, fondata su 5 pilastri di analisi. Lo scopo è sempre quindi quello di individuare i fondi che riteniamo in grado di sovraperformare i propri concorrenti nel lungo termine e su base corretta per il rischio. Tra gli strumenti che hanno visto un rating assegnato dal team, spicca l'iShares Euro Stoxx. L'ETF offre un'esposizione diversificata al mercato azionario dell'Eurozona, replicando fisicamente la performance dell'indice Euro Stoxx, che include circa 300 titoli azionari appartenenti all'area euro di grande, media e piccola capitalizzazione. A nostro parere questa è un'opzione migliore rispetto ad altri prodotti indicizzati che seguono l'indice di mega cap Euro Stoxx 50, che è molto più concentrato. Francia e Germania pesano qui per circa 2/3 dell'indice, mentre i principali settori rappresentati sono i finanziari e gli industriali. Il prodotto è guidato da un team esperto dedicato alle gestioni passive, che beneficia della posizione dominante di iShares nel mercato europeo degli ETP. La tassazione agevolata sui dividendi ha permesso tra l'altro all'ETF di fare meglio del proprio indice, mentre su 3, 5 e 10 anni fino a dicembre 2016 l'ETF supera circa il 70% dei concorrenti attivi. Anche negli ultimi anni solari ha quasi sempre sovraperformato la media di categoria. In breve, l'ETF fornisce agli investitori un'ampia esposizione al mercato azionario dell'Eurozona a costi ridotti. Attraverso spese correnti di appena 20 punti base all'anno, infatti, questo strumento è una delle opzioni a minor costo in assoluto in questa categoria, oltre ad avere logicamente commissioni molto più basse rispetto ai suoi concorrenti a gestione attiva. A nostro parere questo è un vantaggio competitivo importante e sostenibile nel tempo. In un settore in cui molti gestori hanno difficoltà a battere il proprio benchmark al netto dei costi, riteniamo che questa sia un'alternativa molto interessante e pertanto assegniamo il rating Gold.